Battista 70 Phone, vediamo un po' come scatta le foto Redmi Note 7. Sto utilizzando lo strumento di cattura del Mac, speriamo che renda. Beh, qui potete vedere una foto leggermente, diciamo, i colori un pochettino saturi, l'intelligenza artificiale a volte accentua un po' i colori, però devo dire che come dettaglio non è male. Passiamo alla prossima. Qui potete vedere un tino antico. Si nota qui sopra un po' di appiattimento del colore, ma nel complesso non è male. Passiamo alla prossima. Discreta definizione. Quando cala un po' la luce si vede che un pochettino perde. Questa è molto buona, è fatto con l'effetto ritratto, chiamatelo Focus Live, Defocus, come volete. Devo dire che rimane ben centrale il tino e va a sfocare bene sui bordi. Devo dire che è abbastanza preciso in questa situazione. Qui un po' meno di precisione, però era una situazione un po' difficile col sole contro, per cui direi che ci può anche stare. Stessa foto senza l'effetto defocus, ritratto come volete, la definizione è buona. Proseguiamo. Qui devo dire che il pavone è venuto veramente molto bene, si stava muovendo, era un po' difficile da centrare. Qui siamo riusciti a prenderlo, qui quasi le zampe scompaiono, ma è perché proprio il colore delle zampe e il colore del terreno si va quasi a mischiare. Però vedete che comunque è una ottima definizione. Qui la pavonella l'ho fatto con l'effetto ritratto, è venuta abbastanza bene, scontorna un po' sulla testa, ma non è assolutamente niente male. Stessa foto senza l'effetto ritratto, vabbè il dettaglio è maggiore, però è un pochettino meno suggestiva. Qui di nuovo lui, qui proprio le gambe quasi sembra che non ci siano, ma esistono, e vabbè, a dir poco spettacolare. Proseguiamo, questa è una foto contro sole, devo dire che è riuscito abbastanza bene, non ho capito questo puntino da che parte è spuntato. Non è la prima volta che mi succede, è successo anche con un altro telefono. Man mano che ci si allontana possiamo vedere che la definizione cala. Definizione buona all'inizio, va a scemare mentre si va sul fondo. Idem anche qua, molto buona all'inizio e poi si perde un po', però comunque devo dire che non è assolutamente niente male, considerato che costa 200 euro. Qui sono delle viti che prossimamente ci daranno del buon vino, per il momento sono solo degli arbusti, ed è discreta come definizione, eravamo anche un po' contro sole. Il laghetto, anche qui leggera luce trasversale, perde un po' di definizione per questo motivo. Qui situazione un po' migliore, la luce è dietro, quindi un pochettino meglio. Questa è decisamente molto buona, la definizione e il dettaglio sono decisamente buoni, questa ancora meglio. Qui veramente ottimo, il defocus, ritratto, chiamatelo come volete, ha fatto un ottimo lavoro e ha tenuto perfettamente in centro il soggetto che volevo fotografare, sfocando in maniera perfetta il resto. Qui è la retro della villa che avete visto nella prima foto, il colore devo dire che qua è un pochettino più naturale, meno giallo. I lati del palazzo, si perde un po' come sempre, man mano che ci si allontana dal centro, comunque si va verso l'orizzonte, la definizione un pochettino cala, però rimane comunque ottima. Qui adesso dei bellissimi fiori, qui devo dire che il dettaglio è abbastanza buono, tende a impastare un po' verso l'alto, ma ci si allontana parecchio dall'obiettivo. Questo è un bel bicchiere di birra. Qui ha perso un pochettino la definizione, qui un attimo meglio con l'effetto ritratto, ha tenuto più centrale. Andatevi a vedere anche lo slow motion che ho fatto e anche il video che ho fatto in Full HD 60 fps, giusto. Qui, come vedete, le prime bottiglie va bene, poi man mano che si allontana la definizione cala un pochettino. Però la luce in questo locale era veramente bassa, come potete vedere nel fondo della foto. Classica foto alla mia autoradio, un complesso multimediale, come potete vedere, non proprio benissimo. Qui molto male l'effetto notte, come vedete, moltissimo rumore. Ad onor del vero la cantina è veramente buia, però l'effetto notte è mal calibrato, lo vedremo anche più avanti. Qui addirittura non si vede neanche la macchinetta tagliaerbe, cose che in altri... Allora, eccoci qua. Questa è in automatico, tende un po' ad appiattire la foto, ma non è male. Idem sempre con l'automatico, foto leggermente piatta, particolare un po' appiattiti, ma non male. Effetto notte, un sacco di rumore, vuol dire che questo effetto notte non è calcolato bene. Gcam, decisamente molto meglio.
La G-Cam lavora decisamente meglio con un'impostazione delle ISO, un'impostazione dell'esposizione, a mio modo di vedere, decisamente migliore. Ok, anche questa con G-Cam, qui era un po' difficile, il fogliame in notturna, insomma, è tutto dire, ma meglio assolutamente della modalità notte di cui è dotato Redmi Note 7. Stessi problemi riscontrati anche sul Mi 9, per cui meno male siamo lì. Foto fatte questa mattina, qui siamo al Ticino, c'è una leggera foschia sul fondo, come vedete buona definizione iniziale, si va a perdere un po' dopo. Qui devo dire che a parte l'effetto bambolotto, poi mi sono sbarbato oggi, sembro un bambino di 10 anni, devo dire che l'effetto ritratto anche in selfie ha funzionato bene. Qui stessa più o meno foto con le stesse, diciamo, particolarità della precedente, qui veramente molto bene. Con luce trasversale, anche qui decisamente una buona foto con buon dettaglio, bella luminosità, barettino dove ci siamo mangiati un panino bevuti una birra. Qui molto bene anche qui, potete vedere anche il dettaglio dei sassi, non si perdono assolutamente. Idem, qui anche contro sole è venuta abbastanza bene, devo dire che il sole era piazzato qui e non è assolutamente niente male. Altra birretta, quella che vi dicevo prima, con l'effetto ritratto, perfetto. Devo dire che qui ha tenuto in maniera perfetta i contorni. Altra foto, sempre dallo stesso ponte, però sul lato opposto. Situazione sempre uguale, man mano che ci si allontana dal centro, la definizione tende un po' a calare. Qui le condizioni erano un po' migliori, in effetti si vede una foto che ha un pochettino più dettaglio, non si perde il dettaglio. Qui era una scalinata che mio figlio mi ha stramaledetto perché l'ho fatto camminare un po', tanto tutta salute. E qui si concludiamo con dei bellissimi fiori, fatto l'effetto ritratto. Insomma, nel complesso, sinceramente, per 200 euro penso che non si possa volere assolutamente niente di più. Ok, dai, con questo concluso, spero che la prova fatta in questo modo vi sia piaciuta. Saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, FON! I never felt so much alike.